Epi, come sta andando la giornata? Beh, sta andando bene, almeno stando alle notizie che mi arrivano, perché è ancora presto. I medici che è un po' deserti in giro, ma di che sono al parco e dai 9 e qualche che sono andati al palco, su mia fa cos'è però io so. Abbiamo avuto notizie dai primi che sono andati nella galleria di Blum, sembravano entusiasti. Anche quelli che sono andati al Museo Fantoni hanno detto molto bello. Chiaramente il grosso deve ancora venire, insomma adesso si parte alle 2 con la caccia al tesoro e soprattutto stasera ci sarà il clou. È una giornata importante, insomma la sentiamo noi, la sentono i rovettesi, è forse una delle poche volte in cui l'intero paese è coinvolto e quindi lo vedi, prima ho incontrato il sindaco con l'assessore, anche loro lo vedi che sono un po' in fibrillazione, è una bella cosa, insomma è una tensione buona ovviamente, non è paura. Ma sentite di più la tensione questa sera o negli altri concerti? Beh, un po' di tensione c'è sempre a tutti i concerti, ma è giusto che sia così perché altrimenti tu salti sul palco e non è neanche molto rispettoso nei confronti di chi hai davanti non avere proprio emozione. Un po' di emozione c'è sempre. Chiaro che oggi, vuoi perché è il concerto più importante della stagione, vuoi perché è in Serueta, che è il mio paese, un po' di tensione in più ci sarà, ma non solo da parte mia, da parte di tutti, perché lo vedrete stasera lo spettacolino, le mie proprio piccini. Chiaro, le mie che è il di Pink Floyd, però rispetto a una cosa così normalina, è un lavoro impegnativo. Com'è nata l'idea di organizzare questo concerto qui a Rovetta? Beh, è nata innanzitutto per aggiungere una manifestazione, tra virgolette, importante a quelle che già c'erano per aiutare Renato, quindi c'è un fine benefico a monte di tutto. In seconda battuta perché Rovetta è il paese del Bepi, quindi mi fa molto piacere che almeno una volta insomma, il Bepi Raduno sia stato organizzato al mio paese. E, insomma, tante cose, tra non ultima quella di valorizzare il paese da un punto di vista turistico, visto che i Bepi fan si ria dalla bassa, dalle valli lontane dalle nostre, anche da fuori provincia, è un'occasione per far conoscere i Bepi fans a Rovetta, come dico sempre, ma soprattutto Rovetta e i Bepi fans. Chi è in giro, chi gira, chi cammina, chi è... e almeno si renderanno conto che Rovetta non è solo il paese del Bepi o il paese del Saul Del, ma è un bel paese che è il pioniere anche per fare so, insomma. Io concludo con dei ringraziamenti doverosi all'amministrazione comunale di Rovetta, alla Proloco di Rovetta e a tutte le associazioni che per questa giornata, vada come vada, hanno comunque dato il loro contributo, hanno collaborato. È bello vedere i Bepi fans in giro, ma è bello vedere anche la gente di Rovetta che si sta dando da fare per valorizzare Rovetta, ipotizzando che ci sia insomma una vetrina nella quale mettersi in mostra. Insomma, arriverà tanta gente che non è di Rovetta e i rovettesi stanno impegnandosi perché Rovetta in questa occasione, a prescindere dal Bepi Raduno, faccia bella figura. E io per questo non posso che ringraziare l'intero paese e tutti quelli che contribuiranno a rendere questa festa una vera festa, insomma. Grazie a tutti.